e benvenuti su Let's Learn Italian. Io sono Luna, un'insegnante di italiano e fondatrice di Let's Learn Italian Language School. Oggi vi porto a fare un viaggio. Infatti non sono in Italia, ma sono a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. È la prima volta che vengo in questa città, in questo paese, e sono molto entusiasta e curiosa di scoprire e di visitare la città e di immergermi in una cultura molto diversa. Come fanno quasi tutti, ho cercato su Google cosa c'è da vedere a Riyadh. Vediamo. Sembra che l'attrazione numero uno a Riyadh sia il Kingdom Center. E allora vi invito ad andare insieme a visitarlo e nel frattempo a imparare l'italiano. Infatti il video sarà totalmente in italiano. Ricordate di attivare i sottotitoli in inglese o in italiano. Siete pronti? Let's learn Italian! Eccomi qui, sono nel centro commerciale più grande e più famoso dell'Arabia Saudita, a Riyadh. Il centro commerciale si chiama Al Mamlaka, credo. Non so se l'ho pronunciato nel modo giusto, anzi se c'è qualcuno che parla arabo e vuole suggerire la pronuncia esatta, lo può scrivere nei commenti in basso. Come vi dicevo, sono in un centro commerciale. C'è una grande cultura dei centri commerciali qui a Riyadh, probabilmente per diverse ragioni. Sicuramente una è il caldo, non si può stare fuori. Oggi, per esempio, ci sono 45 gradi, fa veramente caldissimo. Ma inoltre i centri commerciali rappresentano un luogo dove le persone si incontrano e socializzano. Considerate che qui non ci sono discoteche, locali, bar, quindi soprattutto di sera, infatti se vedete il centro commerciale adesso è semi vuoto, ma di sera è pieno di gente. Come vi dicevo, soprattutto di sera le persone si incontrano qui per passare il tempo. Siamo in un centro commerciale in cui ci sono dei marchi molto noti. Perché? Siamo in un paese ricco, l'Arabia Saudita. E che cosa si fa in un paese ricco? Ovviamente si fa shopping. Lo shopping è associato alla moda e la parola moda è ovviamente associata all'Italia. L'Italia è famosa in tutto il mondo per i suoi marchi come Salvatore Ferragamo, Prada, Gucci, e qui siamo davanti ad uno dei miei preferiti, Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana prende ispirazione dalla Sicilia, i colori della Sicilia, la famiglia, la donna mediterranea. E perché? Uno dei due stilisti, Domenico Dolce, è proprio originario della Sicilia. La moda è molto importante qui in Arabia Saudita. Le donne musulmane indossano la baya, che è un lungo soprabito, ma sotto la baya spesso indossano abiti bellissimi e griffati che possono sfoggiare in occasioni private.
Dopo lo shopping si va a visitare la torre. Venite con me sullo Skybridge. Andiamo! Siamo sulla Sky Tower, questa torre altissima dalla quale è possibile vedere tutta la città. Questa torre è alta circa 300 metri. Conoscete questa parola? Circa. Significa più o meno 300 metri e siamo al 99esimo piano. Diciamo che non è molto indicata se soffrite di vertigini. Ci sono voluti 3 anni per costruire questa torre e io ho deciso di visitarla nell'orario migliore, ovvero il tramonto. Stavo provando a capire dove vivo io adesso, ma dovrebbe essere lì. Non sono tanto sicura. In realtà volevo farvi vedere il tramonto, condividerlo con voi e ringraziarvi per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Vi aspetto per la prossima avventura. Ciao a tutti!